società agricola la bella notte. È una bella notte bevendo, no? Diventa una bella notte dopo. Infatti il nome della bella notte deriva proprio dal fatto che per qualcuno un secolo fa è stata veramente una bella notte, perché è stata persa e rivinta tutta la tenuta in una notte, e da lì dicono che è stata poi proprio il borgo chiamato la bella notte proprio per questo motivo. Quindi per qualcuno è stata sicuramente una bella notte. Cosa avete portato? Quale tipologia di vino? Noi abbiamo portato oggi qui un pino grigio ramato, fatto come si faceva una volta, macerazione con la buccia, quindi proprio un color buccia di cipolla, e poi abbiamo portato un Cabernet Franc. Varia nella produzione la macerazione con la buccia? Cambia, allora beh, intanto sicuramente l'uva di pino grigio, essendo un'uva grigia proprio di colore, la buccia cede il colore al vino, quindi abbiamo proprio un vino che non è un vino bianco ma è proprio aramato, color buccia di cipolla. Cambia anche il vino, perché comunque facendo macerazione con la buccia vengono ceduti non soltanto il colore ma anche i tannini, e quindi il vino ha una struttura diversa rispetto a un vino senza macerazione. Diventa più alcolico? No, questo non va a influire sulla gradazione alcolica ma sulla struttura e sul corpo del vino stesso. Avete abbinato i vostri vini a un ristorante? A un ristorante di Natasha, la chef mobile, che ha proprio preparato i piatti assaggiando prima i vini e quindi anche utilizzandoli nella cottura e nella preparazione dei piatti stessi, quindi un abbinamento molto interessante. Allora siamo con Natasha Noia, che ha accompagnato l'azienda vinicola Bella Notte, e mi dicono che hai anche preparato i piatti scegliendo il vino, abbinando i piatti al vino e utilizzando il vino per cucinare, è corretto? Sì, assolutamente sì, come anche l'altro eravamo abbinate, e niente, semplicemente ho studiato vari vini dell'azienda, ho scelto quelli più indicati e ho creato da lì le proposte di stasera. Invece di fare il contrario magari, ho semplicemente usato il vino, da lì sono partita per creare quello che ho portato. Che cosa hai preparato? Ho preparato un pacchero cotto nel Cabernet Franc, ripieno di formaggio di Franc e pistacchi per il vino rosso. Per il vino bianco invece un filettino di maiale glassato al miele e pesche. Tutto qua. Sembra facile, ma ci hai messo molto tempo, immagino, tra la scelta, la preparazione e quant'altro. C'è uno studio dietro sicuramente.